Sì, te l'avessero detto prima della partenza che sarei stato qui a rammaricarti per la medaglia d'argento, non ci avresti creduto, dai, dillo la verità. No, cioè, credo che l'abbiamo sognato, perché siamo arrivati fino a qui e perché abbiamo sognato questa partita. E tutto adesso è la delusione delle ragazze perché non abbiamo sognato di arrivare secondi, quindi credo che sia del tutto normale. C'è stato dietro un percorso fantastico che, al di là della medaglia, del colore, credo che dobbiamo tenerci stretto il come l'abbiamo ottenuto, perché poi il cosa passa in un attimo. E quindi il come l'abbiamo ottenuto sarà importantissimo e sarà importante adesso anche il come gestiremo questo momento, perché credo che abbiamo acceso un riflettore importante su di noi e credo che questo riflettore vada gestito con responsabilità sia per me e sia per loro. L'Italia comunque ha dimostrato di avere un grandissimo movimento, una grandissima squadra e un futuro, cioè questa è una cosa importante, cioè probabilmente una squadra così giovane che arriva sull'argento mondiale è davvero una bellissima cosa. Sì, cioè, forse quella è la cosa che non mi sarei immaginato, se all'inizio quando ho firmato il contratto mi avessero detto questo con tutti i cambiamenti che avevo in testa. E lì forse non ci avrei creduto così tanto, perché ovviamente dovevo capire come avrebbero risposto le ragazze, ma questo gruppo, e infatti voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato in questi 2 anni al percorso, sia quelle che sono qui e sia quelle che sono a casa, e credo che dovevano essere 2 anni di esperienza e pensare che in questi 2 anni di esperienza abbiamo cominciato l'esperienza con una medaglia d'argento e lo chiudiamo con una medaglia d'argento è incredibile, perché mi sono preso tanti rischi perché avevo una visione di questa squadra, poi forse quello, tra avere una visione e poi realizzarlo c'è una bella differenza, e devo dire che loro hanno avuto, le ragazze hanno avuto un merito incredibile, perché abbiamo avuto tanti momenti in cui ci siamo confrontati, in cui abbiamo vacillato perché vedevamo che le cose non venivano, che non riuscivamo a seguire questo percorso come volevamo. E poi loro hanno fatto questo salto di qualità, io gliel'ho chiesto più volte, e poi loro sono state fantastiche a farlo nel momento più difficile. Sulla strada per Tokyo questa squadra ha un peso specifico importante. Al di là del fatto che tu non hai ancora il contratto, ma quello probabilmente arriverà. Credo che al di là di come andrà il contratto o meno, ci sia un movimento che è vivo, che ha prodotto tanto e che, cioè, questo gruppo secondo me è la dimostrazione che forse a volte ci lamentiamo troppo, ci guardiamo troppo fuori, che fuori sono meglio. E invece queste ragazze hanno dimostrato che i settori giovanili lavorano bene, che Club Italia è un serbatoio importante per fare un'esperienza di gioco a queste ragazze, e quindi credo che tutte le lamentele che ho sentito sul movimento non siano vere, e bisogna avere solo, secondo me, a volte un po' di pazienza in più, perché al di là che questo gruppo ha ottenuto 2 medaglie importanti in questi 2 anni, se comunque non fossero venute 2 medaglie così, comunque avrebbero meritato il tempo di fare esperienza. Adesso ovviamente loro hanno conquistato qualcosa che è importante, è un segnale importante, ma il risultato, secondo me, quando un gruppo è così giovane, non può essere l'unico valore su cui si basa un progetto. Loro l'hanno fatto e sono state strepitose, però secondo me bisogna avere un po' più di margine sui giovani.